Noi ci accorgiamo che la Lombardia sta diventando il più grande focolaio di Covid-19 in Italia il 21 febbraio. Il 23 di febbraio il governo dichiara zona rossa Codogno e altri 9 comuni lombardi. Nello stesso giorno il pronto soccorso dell'ospedale di Alzano, quindi provincia di Bergamo, Sì. viene chiuso per qualche ora, poi viene riaperto, ma si contano già i primi contagi e la situazione sembra, almeno agli occhi dell'opinione pubblica e di chi lavora in quelle strutture, molto critica. Il 3 marzo Alzano e Nembro contano già 26 e 58 contagiati rispettivamente e si comincia a parlare di estendere la zona rossa, cioè non soltanto quei 9 comuni riferibili al focolaio di Codogno, ma anche nelle zone della Bergamasca. Dal 2 al 5 marzo, questo è il periodo, l'Istituto Superiore di Sanità suggerisce di isolare anche i comuni di Alzano e Ci sarebbe una Nembro. lettera di Brusaferro che dirige l'Istituto Superiore di Sanità che dice, anche a partire da quello che avevano studiato diciamo, gli esperti del Ministero, il Comitato Tecnico Scientifico, però Brusaferro scrive nero su bianco, lì bisogna Ed è il chiudere. 5 marzo, una settimana prima, il 29 di febbraio, il comitato tecnico-scientifico, quello nominato dal governo, aveva detto valutate se estendere la zona rossa perché forse è il È il caso. caso. Il 7 di marzo il governo decide di dichiarare zona rossa, attenzione, tutta la Lombardia, quindi fino allora non c'era stata alcuna differenza tra i focolai della Bergamasca, riferibili ad Alzano e E Nembro, e il il resto della resto della regione. Lombardia. Allora, Brachini.